Ecco, lei abita qui a Oste, che situazione c'è nella sua casa? Nella mia casa c'era 70 centimetri d'acqua, nonostante tutto siamo rialzati dalla strada come minimo un 15-20 centimetri. E in 448 si è pianato il basso da buttare via di tutto, le camere sono senza cucina, frigoriferi. E poi ho un'altra stanza dove ho musica del figliolo, anche lì ho avuto una ventina di centimetri d'acqua, buoni buoni. Le macchine tutte allagate, no tre. Direi di fatto sta abitando ai piani alti fin dalla notte dell'alluvione. La mia moglie e la mia socera. Lei purtroppo ha 85 anni e mi socero dal 94, di cui lei non si rende conto, dice voglio andare via da Oste, ma lei non sa che gli sta qui in casa, voglio dire, è perché è già anziana e si dorme al piano di sopra, tutte e quattro. Casa devastata. Devastata, guarda, oggi eravamo 8 persone a pulire, ma è sempre piena di fango ancora. Perché tu lo levi da una parte e risorge dall'altra, è un casino, guarda. È scattato il piano di evacuazione, lei che stava al piano terra, come ha trovato accoglienza? Da questi miei amici? Per me è come una sorella, per quello abbiamo preferito qui, di venire qui. E ce ne fossero di amici come loro. Siete al primo piano qui? Sì, al primo piano, sì. Poi siamo vicini, almeno ci si guarda anche la casa. Una cosa così non ci voleva, guardi, dopo fatti sacrifici, una cosa così non ci voleva. No, non ci si aspettava proprio. Siete ancora senza corrente? Senza corrente, oggi siete anche senza acqua, sicché era un po' difficile la situazione. Però si rimedia. Come si ricaricano i cellulari senza la corrente? In macchina. Siamo stati mezz'ora in macchina, l'abbiamo caricati. Cioè, la macchina stai un'ora con la macchina accesa, purtroppo è così. C'è poco da fare. Senza luce, 3 giorni siamo senza luce. Quest'ordine di evacuazione non vi coinvolge perché non siete a pian terreno? No, perché noi abitiamo sopra, allora non abbiamo un problema. Per dormire siamo a posto.